Confimpresa Italia ha costituito la sua nuova articolazione territoriale scegliendo come punto di raccordo la città di Torre del Greco. All'inaugurazione della nuova sede, in via Cesare Battisti, tenutasi venerdì 24 luglio, è stata presentata la vasta gamma di servizi offerti alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ma anche al cittadino attraverso l'assistenza legale, fiscale e del lavoro. Consulenze e supporti che, soprattutto in questo periodo di incertezza economica, possono favorire ed alimentare le iniziative imprenditoriali del nostro territorio. All'evento sono intervenuti rappresentanti di Confimpresa Italia, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba. La nostra associazione è un'associazione datoriale di rilevanza nazionale che oggi inaugura qui una sede a Torre del Greco. Abbiamo individuato le intelligenze locali che possono dare delle risposte a questo territorio, soprattutto per mettersi a disposizione delle imprese locali, le piccole e medie imprese, che sono il tessuto più importante di questo territorio. La città di Torre del Greco ha le sue peculiarità, le sue eccellenze come la produzione del corallo, la floricoltura, le attività agroalimentari, il turismo. E noi dobbiamo dare delle risposte a questi imprenditori che ultimamente stanno passando un periodo particolare sia a livello finanziario sia a livello proprio di assistenza e di tutele sindacali. Noi siamo presenti in tante regioni italiane, in molte sedi italiane, anche all'estero e conosciamo bene come si fa impresa. Lo facciamo in una maniera, come diciamo noi, smart, diretta, senza interlocutori, senza burocrazia e facciamo in modo che le nostre imprese riescano effettivamente ad avere un punto di riferimento locale, fatto da dirigenti locali, senza interferenze e con un rapporto diretto con il nazionale. Io ho scelto di insediare la Torre del Greco e il presidente nazionale ha sposato appieno il progetto proprio perché Torre merita e quindi speriamo di poter dare aiuto e supporto non solo agli imprenditori della nostra città ma anche ai nuovi imprenditori, chi vuole avviare una nuova impresa. I servizi sono rivolti anche ai lavoratori autonomi e ai titolari quindi di partita IVA e professionisti, quindi sarà un'associazione e un modo di condividere il lavoro con gli altri professionisti a supporto della nostra città. Come sarà distribuito il servizio che presenterete ai lavoratori? Allora, poiché i servizi sono diversi, in sede ci sarà sia la consulenza di lavoro, la consulenza fiscale, consulenza di finanza di impresa, consulenza bancaria, quindi ovviamente saremo suddivisi per giorni. I professionisti che ruotano intorno alla nostra associazione sono diversi, in cui ci saranno anche dei giorni dedicati al sindacato per il lavoro, perché si faranno delle conciliazioni in sede sindacale. Quindi lunedì, mercoledì e venerdì sarà per a pubblico dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 19:30 per erogare i nostri servizi. Quanto il Covid ha distrutto le imprese, soprattutto campane? Purtroppo dobbiamo registrare un forte calo nei fatturati anche in questi mesi di teorica ripresa, di occupazione, sono ancora troppe quelle che hanno il personale in cassa integrazione in deroga e non si prevede nel breve, soprattutto per il settore turistico, una ripresa. Quindi questo è un grave problema da affrontare. Noi speriamo con questa struttura di essere un ausilio importante per le imprese perché possiamo dare una mano non solo per la finanza agevolata ma anche per i rapporti con le banche, possiamo aiutarle nell'impostare dei progetti futuri, dei piani per il rilancio. Questo sarà, diciamo, il motivo principale della nostra struttura, sperando che una nuova ondata teorica che ci dicono tanti non avvenga e quindi tutto questo lavoro possa avere i suoi frutti. Già avete iniziato a collaborare con le imprese della provincia, anche di Torre del Greco? Abbiamo cominciato uno studio sul territorio con amici che rappresentano anche gruppi di imprese sul territorio di Torre del Greco. Stiamo analizzando un po' le necessità e i problemi. È tutto cominciato nelle ultime settimane in una fase di grandi difficoltà, per cui speriamo in autunno, con un autunno normale, senza tutti questi pensieri brutti che offuscano un po' la mente di tutti, di poter effettivamente fare un rilancio e pensare a un 2021 positivo. Si apre questa associazione che deve essere vicino, specialmente dopo il periodo Covid che ha bloccato tante attività, specialmente le piccole attività, le piccole e mini imprese,
e con questa associazione, ringrazio il commercialista Sergio Altiero, Annalita Toiano, che hanno dato questa possibilità alle piccole imprese di avere un punto di riferimento per tutto quello che può essere il credito, la finanza agevolata, e che serve, io sono un piccolo imprenditore, serve per avere tranquillità e serenità per le scelte che bisogna fare per migliorare le nostre attività. E poi c'è stata anche una proposta di fare un albo per quanto riguarda queste imprese, io sono a disposizione e quindi ho invitato coloro che oggi stanno portando avanti questa iniziativa a vederci a Palazzo Boranale e portare avanti altre idee, altre iniziative assieme all'amministrazione comunale.